sindacalisti che rappresentano i lavoratori dell'RT. Di cosa avete discusso durante questa riunione? Dunque, i sindacalisti hanno chiesto al Comune di Imperia se può deliberare una cifra da stanziare per il 2015 in acconto sul servizio. E su questo io, diciamo, mi sono impegnato a verificare se è possibile, in quanto non sono in grado, senza l'assessore al bilancio, di dare una risposta. Poi si è parlato in generale del fatto che sono stati tagliati gli accordi di secondo livello, quindi purtroppo loro hanno un problema, che stanno percependo uno stipendio molto inferiore. E poi abbiamo anche parlato del fatto che io ritengo che in questo momento l'RT non stia svolgendo il servizio per il quale il Comune di Imperia sta pagando, appunto, il servizio di trasporto pubblico locale, e gli ho comunicato che chiederemo e effettueremo una verifica al nostro interno. Gli ho anche comunicato, e colgo l'occasione per comunicarlo quindi anche ai giornali, che questa amministrazione è molto attenta al trasporto pubblico locale, e appunto ho comunicato ai sindacati che nella revisione della giunta che avverrà nei prossimi giorni, parla settimane, è previsto l'inserimento di una nuova delega appunto al trasporto pubblico locale, che segua direttamente le problematiche di questo tipo. Questo per dire che l'amministrazione comunale di Imperia è sensibile ai problemi del trasporto pubblico locale, e soprattutto anche da chi di effetto, cioè i dipendenti della società. Se ne occuperà uno degli assessori attualmente adesso in giunta? Non deviamo dalle domande. Sì, se ne occuperà uno degli assessori che sono in